Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della squadra volante hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso un 24enne e un 19enne, entrambi con precedenti specifici, e un 33enne, tutti di Porto Torres. Gli agenti sono intervenuti in via Bottego nel quartiere del Latte Dolce a Sassari dopo una segnalazione relativa ad un tentativo di furto a danno di un esercizio pubblico. Sul posto sono state individuate due persone che, alla vista delle auto di servizio, hanno cercato di allontanarsi con fare discreto, passando dietro le auto in sosta e occultando degli oggetti sotto le auto. Uno dei due giovani, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un paio di guanti da lavoro e diversi arnesi da scasso, così come gli oggetti recuperati sotto le auto sono risultati essere dei grimaldelli. Effettuata una verifica sulla serranda dell'esercizio pubblico, sono stati rinvenuti segni di effrazione sull'interruttore per il sollevamento elettrico. Sul posto, dopo qualche minuto, è intervenuto anche il personale dei carabinieri in ausilio, che ha coadiuvato alla ricerca di un eventuale veicolo con il quale i due malfattori erano arrivati sul posto. Infatti, a poca distanza, è stata rinvenuta un'auto con il motore ancora caldo e con un terzo complice che, disteso sui sedili anteriori, ha fatto finta di dormire. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti ulteriori arnesi da scasso ed un kit portatile per fiamma ossidrica pronto all'uso. I tre, dopo l'arresto, sono stati accompagnati in questura e trattenuti in attesa del processo per direttissima. Non essendo l'unico episodio verificatosi in questi tempi ed in considerazione del materiale rinvenuto e sequestrato, la squadra mobile e la sezione volanti stanno indagando per eventuali collegamenti in altri furti perpetrati ad attività commerciali. Due sponde, un futuro. La Sardegna al centro di nuove opportunità di sviluppo nel Mediterraneo. È il titolo scelto per il forum internazionale che avrà luogo il prossimo 28 settembre a Sassari, con l'obiettivo di promuovere azioni di promozione della pace e di integrazione nel territorio sardo. Si stringe il sodalizio dell'associazione Rondine, Cittadella della Pace, con le realtà sociali e istituzionali della nostra isola. Una proficua collaborazione che ha portato per il secondo anno alla realizzazione di un evento di grande attualità e di ampio respiro, che attraverso esperti di fama internazionale si rivolge alle giovani generazioni del territorio, che saranno protagoniste del cambiamento a cui si appresta tutta l'area mediterranea. L'iniziativa rientra nel progetto Tra Mare, Incontri, Conflitto, Sviluppo, Innovazione ed è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Sassari. Sentiamo il presidente dell'ente camerale, Gavino Sini. Questo è già il secondo anno di collaborazione, di cooperazione tra Sardegna e Sponda Sud del Mediterraneo, che avviene attraverso l'incontro di giovani. I giovani della Sardegna, che stanno sicuramente attraversando un momento di crisi difficile, soprattutto sulle prospettive e sulla costruzione del loro futuro, ma incontrando i giovani della sponda sud del Mediterraneo, paesi come Libia, Egitto, Tunisia, che sicuramente stanno attraversando un momento ancora più complesso, perché oltre alla crisi internazionale vivono una forte crisi di valori e anche di sistema istituzionale, che è passato per quella che viene definita la primavera araba, ma che adesso forse sta scontando anche la forte calura e l'essere torrido di un'estate molto difficile da superare. Questo incontro tra i ragazzi, che è un incontro di tipo sociale e culturale, però oggi, e col forum che ci sarà a fine mese, si sta trasformando anche in una cooperazione di tipo economico, cioè i ragazzi si conoscono e collaborano tra di loro, costruendo anche percorsi che li porteranno domani a vedere anche prospettive di futuro assieme. In pratica si tratta anche di un interscambio. Assolutamente un interscambio, parte anche da un'azione seminariale che viene svolta presso la struttura di Rondine, Cittadella della Pace ad Arezzo. I ragazzi hanno potuto fare alcuni mesi insieme e hanno imparato non solo a conoscersi tra di loro, quindi come persone, ma a mettere in rete anche quelle che sono le diverse esperienze, le diverse culture, riscoprendo ognuno le piccole diversità tra un popolo e un altro, ma facendole diventare ricchezza, cioè portandole a patrimonio comune. E questo patrimonio comune sta sviluppando anche un pensiero comune e una capacità di guardare verso un orizzonte comune. Il villino Ricci di Viale Dante ha ospitato nei giorni scorsi il convegno, organizzato dai riformatori sardi, dal titolo L'aeroporto di Alghero e il Sassarese. I lavori sono stati introdotti da Michele Solinas, coordinatore provinciale dei riformatori sardi, e moderati da Giacomo Crovetti, coordinatore cittadino.
La relazione è stata esposta da Roberto Devoto, docente dell'Università di Cagliari, il quale ha parlato dello scalo algherese e dell'impatto sul territorio circostante. Durante il dibattito si è parlato anche dei flussi in bassa stagione dei principali scali aeroportuali nell'isola. Tra gli altri hanno preso parte al convegno anche Franco Meloni, vice coordinatore regionale dei riformatori, e il consigliere regionale Pietrino Fois. Le conclusioni sui lavori sono state affidate a Luigi Crisponi, assessore regionale al turismo. Presentata alla stampa la settimana del cavallo di Sardegna. Raffaele Cherchi presenta l'evento che da oggi vedrà impegnati i cavalli dell'intera Sardegna nella rassegna che li riguarda. Oggi abbiamo una trasferta importante, per esempio, perché un gruppo di nostri puledri di 2 anni parteciperà al campionato mondiale dell'anglo-arabo a Pompadour, e in questo contesto negli anni precedenti molte volte noi abbiamo ottenuto dei risultati eccellenti, riuscendo a sconfiggere in casa i nostri cugini francesi che, come noto, sono piuttosto agguerriti. Tra l'altro, nella settimana del cavallo di Sardegna, oltre al premio regionale con le prove di modello, salto in libertà e obbedienza, c'è anche la prova del completo, che è un tipo di disciplina sportiva particolarmente adatta all'anglo-arabo. Beh sì, quest'anno noi abbiamo voluto accendere proprio il focus sulla disciplina del concorso completo di equitazione, che rappresenta una delle discipline sportive verso le quali il cavallo anglo-arabo e anche i derivati dell'anglo-arabo hanno manifestato e manifestano una particolare attitudine. Sicuramente in passato ci si è concentrati sulla selezione di un cavallo che si è orientato su 2 linee principali, la linea da corsa e la linea da salto ostacoli. Oggi noi dobbiamo prestare particolare attenzione ad altre discipline che hanno rivelato in determinati casi, bisogna dirlo quasi occasionalmente, dei picchi molto importanti di qualità. E una di queste è appunto il concorso completo di equitazione, l'altra è l'endurance. Nel concorso completo di equitazione l'ultima gloria che noi abbiamo avuto qualche anno fa è la straordinaria prestazione di un cavallo sardo che si chiama Fandango, che ha avuto la migliore prestazione in assoluto al campionato mondiale di Lexington negli Stati Uniti. Bentrovati anche oggi ad un nuovo appuntamento con Tregin Radio. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo che è possibile prenotare il CD del primo volume della raccolta Melodie Sassaresi, prodotto dall'Aurora Record, la casa discografica vintage della Sardegna, presso i nostri studi chiamando lo 079 26 11 50 o presso lo studio Universitade in piazza Università 9 o ancora presso le pasticcerie Vanali nei punti vendita di Piazza Santa Maria e di Via Ettore Mura Ali Punti. Vi ricordo anche, a proposito di contatti, del nostro sito www.telegi.tv, all'interno del quale potete trovare tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. E vi ricordo ancora che TRG dispone adesso di 2 sportelli informativi attraverso i quali potete, cioè ai quali potete rivolgervi per avere delle informazioni, per fare delle segnalazioni, insomma, per qualunque tipo di esigenza voi abbiate. Se dovete parlare con noi potete recarvi presso lo studio Università di Piazza Università 9 e presso lo studio Adrels Produzioni in via Napoli 85. Allora, oggi si festeggia San Pio da Pietrelcina. Il sole è sorto alle 6.48, tramonta alle 20.56, la luna leva alle 21.11, cala alle 10.56, luna calante. Prima di leggervi il comunicato vi voglio fare gli auguri a Gianni, che oggi festeggia il suo compleanno, e poi voglio salutare Manuel, Andrea, Mattia e Alessandra, che insomma ci seguono sempre, quindi un bacione a tutta la famiglia. Allora, il blocco della cassa integrazione, dopo che il governo nazionale ha impugnato la legge regionale, è un fatto non solo gravissimo, ma dà risvolti drammatici.
Pensare che circa 12.000 sardi con relative famiglie e figli non ricevono ammortizzatori sociali da 9 mesi rende chiara l'idea dell'assoluta emergenza nella quale la nostra regione si è venuta a trovare. Questa è una nota stampa che ci è arrivata dall'ufficio stampa del sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau. Lo stop della cassa integrazione avrà degli effetti che devono essere oggetto di intervento immediato. Il Consiglio regionale deve affrontare il problema nella prima seduta utile e deve trovare una soluzione che possa consentire a chi ha perso il lavoro di ricevere in tempi rapidissimi gli aiuti economici che la legge prevede. Ma c'è un fatto che non possiamo non rilevare. Siamo di fronte all'ennesima legge partorita da questa maggioranza che viene impugnata dal governo. Sarà un caso, ma per un motivo o per un altro c'è sempre qualche aspetto tecnico, formale, sostanziale che non va bene. Cambiano i governi nazionali, ma il risultato non cambia. Leggi impugnate, tempo che si perde e tutto questo non può colpire come sempre le fasce più deboli della nostra società. Ancora una volta, il disastro della Giunta Capellacci danneggerà i sardi, soprattutto quelli che vivono una situazione di maggiore difficoltà. Ci auguriamo che si possa porre l'ennesimo rimedio all'ennesimo stop che arriva dal governo, ma soprattutto che finisca presto l'esperienza di questo governo regionale che dimostra ogni volta di essere impegnato in tutto tranne che nella difesa dei nostri cittadini. Quando si tratta di argomenti delicatissimi come gli ammortizzatori sociali, serve un livello di attenzione massimo sia nella predisposizione degli interventi normativi che sulla loro applicabilità e ovviamente sulla copertura finanziaria, perché al primo posto ci deve essere sempre e soltanto la difesa dei diritti e della dignità dei sardi. Questo era il comunicato che appunto, come vi dicevo, è arrivato dall'ufficio stampa del sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau, ve lo veniva dato lettura. Io mi fermo qui, come sempre, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon inizio settimana e naturalmente l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. E ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù.
cos'è che ci trascina fuori dalla macchina, cos'è che ci fa stare sotto ad un portone, cosa ci prende, cosa si fa quando si muore davvero, mistero. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica, cos'è che nella notte fa telefonare, quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero, mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non ne abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? Cosa si cerca quando si dà, quando si ama davvero? Mistero! Sarai sincero, dimmelo, dimmelo, sarai sincero. Dipende solo da te, prendere la mano è facile, la verità che la vita ti dà è una fredda carezza nel silenzio che c'è. Fuori dalla macchina, cos'è che ci fa stare sotto ad un portone, cosa ci prende, cosa si fa quando si muore davvero, mistero. Quando si chiede, quando si dà, quando si muore davvero, mistero. Mistero! Grazie. Aurora Record, scuola di musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di chitarra, basso e batteria. Durata del corso 3 mesi, età minima 7 anni. Per informazioni 079 26 11 50 o 328 97 92 676. Il primo volume della raccolta Melodie Sassaresi, prodotto dalla casa discografica Aurora Record, è disponibile al costo di 10 euro presso i nostri studi, presso lo studio universitario di Piazza Università 9, Pasticceria Vanali, Piazza Santa Maria e via Ettore Mura Ali Punti. Informazioni e prenotazioni allo 079 26 11 50. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda. Dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.